Buongiorno, sono Simone Aliprandi, sono un avvocato, mi occupo di diritto della proprietà intellettuale, di diritto della privacy e in generale di diritto delle nuove tecnologie. Mi è stato chiesto di fornire qualche indicazione in materia di didattica a distanza, di didattica online, ed eccoci qua. Il terzo consiglio, la terza indicazione che mi sento di fornire è relativa proprio a quelle che abbiamo chiamato libere utilizzazioni, casi di libero utilizzo stabiliti dalla legge, cioè abbiamo spiegato appunto che tendenzialmente il diritto d'autore scatta automaticamente, quindi c'è una situazione di tutti i diritti riservati, e quindi un obbligo di chiedere sempre permesso all'autore originario se io voglio utilizzare una sua opera, però la legge già prevede una serie di spiragli, di casi, in cui l'utilizzatore può fare a meno di chiedere l'autorizzazione, di chiedere il permesso al titolare dei diritti, perché fa leva appunto su una norma di legge che gli dà un po' di libertà. Che fornisce questa libera utilizzazione, la legge italiana le chiama eccezione al diritto d'autore, il che è interessante perché ci sta sottolineando che è una situazione eccezionale, che normalmente il diritto d'autore c'è sempre, va considerato come onnipresente, salvo appunto ricadere in una di queste eccezioni. Quella che interessa di più l'attività di didattica e quindi in generale di didattica e nello specifico di didattica a distanza e della didattica online, perché vi farò vedere che c'è un comma che è stato aggiunto proprio sugli utilizzi online, è l'articolo 70. Articolo 70 della legge 633 del 1941, legge sul diritto d'autore italiana, che vi invito appunto ad andare a leggere giusto per vostra cultura e per conoscenza. L'articolo 70 aveva in origine tre commi, in origine intendo nel testo del 2003, che è stato, diciamo, tutte queste norme sono state riscritte nel 2003 e quindi il suo testo originario, come era stato concepito dal legislatore, era fatto di tre commi. Pochi anni dopo, nel 2007, è stato aggiunto un comma 1 bis, quindi quando c'è un bis ci viene in mente, cioè ci fa pensare che c'è stato un intervento del legislatore, ha aggiunto un pezzo sostanzialmente, che appunto si occupa degli utilizzi online. Vediamo velocemente la norma sulle solite slide che io preparo per i miei corsi. Vedete, il comma 1 fa riferimento a che cosa? Fa riferimento al riassunto, la citazione o riproduzione di brani o di parti di opere. Dice che appunto riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere, non di opere intere, parla di brani, attenzione, e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione e nei limiti giustificati da tali fini, e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Poi ci dice che se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Quindi eccoci qua. Quindi questa è una norma che entra in gioco tutte le volte che facciamo, non so, una recensione a un libro, un commento, una tesi di laurea in cui è richiesto che vi sia come dire, la citazione di un pezzo di un autore perché io devo criticarlo, oppure devo semplicemente mostrare che la mia tesi è corretta e quindi voglio sostenerla prendendo proprio le parole di un autore. Ecco, non posso semplicemente fare un collage di pezzi, di opere, di altri, ma devono essere, vedete, giustificati da uno scopo di critica o di discussione, cioè ci deve essere l'attività di, diciamo, di mia rielaborazione, di mio intervento, di mio commento. E poi ci dice che appunto non deve essere, se è fatto per fini di insegnamento o di ricerca scientifica, deve inoltre avvenire per finalità illustrative, che mi sembra anche abbastanza sottointeso e tautologico nell'ambito della didattica, e per fini non commerciali. La norma proseguiva poi, come vi ho detto, con un comma. Scusate, devo ridurre. Ok. Proseguiva con un comma 2 che si riferisce alle antologie ad uso scolastico. Non penso che, insomma, in questa sede interessi, cioè interessa solo coloro che lavorano nel mondo dell'editoria scolastica e che vogliono fare antologie. Ci dice che dobbiamo rispettare alcuni limiti di quantitativi proprio per fare antologie ad uso scolastico, e poi ci ricorda che in tutti questi casi di utilizzo, cioè riassunto, citazione o riproduzione, dobbiamo sempre menzionare, diciamo, i dati dell'opera originaria. Mi sembra anche, come dire, buona prassi, no? Al di là del diritto, però insomma la norma ci ricorda che dobbiamo menzionare il titolo dell'opera, il nome dell'autore, dell'editore e del traduttore, nel caso queste informazioni siano presenti sull'opera originaria. C'è, come vi ho detto, questo era il testo di tre commi, erano il testo originario della norma, come era stata pensata dal legislatore del 2003.
C'è però un pezzo in più che è stato aggiunto, un comma 1 bis, che è stato aggiunto nel 2007, quindi in realtà pochi anni dopo. Perché cos'era successo? Era successo che sostanzialmente in quegli anni è esploso l'uso di internet, si è diffuso come fenomeno di massa. Quindi il legislatore del 2002-2003 che ha scritto la norma originaria non è stato molto lungimirante perché non si è accorto che in quegli anni ci sarebbe stata davvero una rivoluzione. E quel comma 1 bis riguarda proprio, guardate che cosa, questa cosa qui, che è proprio esattamente quello che interessa a noi. Ovvero è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ok? Poi fa riferimento a un decreto del MIUR, del MIBAC, sentito il MIUR, in cui dovrebbero dare delle spiegazioni ulteriori di questa norma. Questo decreto non è mai arrivato, quindi per adesso ci teniamo la norma così come l'abbiamo letta. Attenzione, molta attenzione a questa norma, perché non dà liberi tutti. Dice che possiamo utilizzare, possiamo ripubblicare liberamente su internet, attraverso la rete internet, quindi non valgono pubblicazioni su altri canali. Deve essere una pubblicazione a titolo gratuito, quindi gli utenti non devono pagare per accedere a questo contenuto, e riguarda solamente immagini e musiche, non riguarda i testi letterari, non riguarda i video. Quindi occhio anche questo. Immagini e musiche, le quali devono essere o a bassa risoluzione o degradate. Altra, diciamo, altre paroline magiche che però generano tutta una serie di interpretazioni e di dubbi, no? Perché non si capisce bene bassa risoluzione o degradata a che cosa si voglia riferire. Non possiamo adesso stare qua a fare elucubrazioni, cioè, ho scritto già dei commenti su questo, su questi termini e sull'ironia che anche avevano creato nei commentatori. E dice per uso didattico scientifico, quindi ci stiamo in pieno con la didattica a distanza, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Quindi non solo non ci deve essere, cioè, non solo deve essere gratuito l'accesso, ma non ci deve essere neanche una situazione di lucro. Okay? Quindi nella didattica fatta dalle scuole pubbliche direi che questo problema non si pone. Però attenzione! Ecco la fregatura, cioè deve esserci, non ci deve essere scopo di lucro, deve essere quindi un'attività che è palesemente didattica. E quindi non deve essere ad esempio su una piattaforma come YouTube, perché lì c'è comunque un lucro che è di YouTube, cioè, non so se mi seguite, cioè, anche se io, anche se è gratuito, è a uso didattico, però mettendola su YouTube sto fornendo a Google, che è il gestore di YouTube, un contenuto su cui lui poi può lucrare, no? E quindi è un po' pericoloso e soprattutto YouTube rischia di uscire dall'ambito strettamente didattico, perché è vero che il contenuto è di carattere didattico, però se lo metto su YouTube si rivolge ad un pubblico generalista, generico, e non posso sostenere che sia rivolto unicamente agli studenti che io sto seguendo, quindi al mio corso. Quindi ecco, questa norma non vi deve, cioè, ci dà sicuramente una serie di libertà, però un conto è pubblicare attraverso internet, ma su delle piattaforme che sono squisitamente a scopo didattico, gratuite e non a scopo di lucro, e rivolte agli studenti, altro conto è rendere un contenuto, un video, scusate, video qua non riguarda, ma immagini e musiche. Liberamente su piattaforme che poi in realtà hanno la pubblicità, ad esempio, hanno il banner pubblicitario sotto perché viene aggiunto dal gestore della piattaforma. Quindi questa è la norma probabilmente più importante per la didattica online, per il diritto d'autore nella didattica online, però va letta con molta attenzione e bisogna rispettare tutte le condizioni che ho letto nell'articolo, nel comma 1 bis, mi raccomando.